Come Partito Democratico non temiamo nulla, abbiamo paura per i cittadini italiani, e cioè che l'Europa, che è stata assente su tanti temi perché i nazionalisti non vogliono che sia protagonista, ma che è presente quando si tratta di aiutare le persone che hanno bisogno, venga distrutta dai nazionalismi, perché la posta in gioco oggi non è tra due idee diverse di Europa, ma tra noi che la vogliamo cambiare per migliorarla e i nazionalisti che la vogliono distruggere. Eppure da soli nel mondo noi non conteremmo nulla, perché non potremmo mai competere con 1.300.000.000 di cinesi, 1.400.000.000 di indiani, con la potenza economica degli Stati Uniti, con la centralità geopolitica e l'arroganza, abbiamo visto, della Russia. Quindi noi abbiamo bisogno di unirci su valori che aiutano le persone. Io dico sempre per un'Europa più umana. Lei è soddisfatto di quello che l'Italia sta facendo attualmente dal punto di vista diplomatico, sia per quanto riguarda il conflitto in Ucraina che per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente? No, perché osserva e commenta. Osservare e commentare non serve quando accadono quelle cose. E mi rendo conto che l'unico modo di incidere su quei conflitti così delicati sarebbe quello di farlo come europei. Ma la destra italiana in questa Europa non ci crede. Ho visto i manifesti della Lega dove dice più Italia, meno Europa. Ma è una furbizia, perché se in Germania ci sono gli stessi manifesti, più Germania, meno Europa, in Spagna, meno Spagna, più Spagna meno Europa, in Portogallo più Portogallo e meno Europa. Il messaggio è chiaro, non vogliono l'Europa e quindi siamo più deboli. Io dico mai più soli, insieme possiamo contare di più e far valere l'identità e gli interessi del nostro paese. Insieme anche al Movimento 5 Stelle? Insieme a chi crede nell'Europa, anche se ci fossero forze delle destre europee, come ci sono sempre state dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, va benissimo. Quello che dobbiamo fermare è i nazionalisti che l'Europa la vogliono distruggere.